Questa è la Vergine saggia, una delle Vergini prudenti, è andata incontro a Cristo con la lampada accesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, del Signore Gesù, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Per celebrare degnamente i santi misteri, invochiamo con fiducia la misericordia di Dio, nostro Padre. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, nostra salvezza, accogli le preghiere di questa tua famiglia che si rallegra nella memoria di Santa Faustina e fa che profondamente rinnovata nello spirito si consacri per sempre al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Giobbe. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: da quando vivi hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora, perché afferri la terra per i lembi e ne scuota via i malvagi, ed essa prenda forma come creta premuta da sigillo e si tinga come un vestito e sia negata ai malvagi la loro luce e sia spezzato il braccio che si alza a colpire? Sei mai giunto alle sorgenti del mare e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato? Ti sono state svelate le porte della morte e hai visto le porte dell'ombra tenebrosa? Hai tu considerato quanto si estende la terra? Dillo, se sai tutto questo, qual è la strada dove abita la luce e dove dimorano le tenebre, perché tu le possa ricondurre dentro i loro confini e sappia insegnare loro la via di casa. Certo, tu lo sai, perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è assai grande. Giobbe prese a dire al Signore: ecco, non conto niente, che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non replicherò. Due volte ho parlato, ma non continuerò. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Guidami, Signore, per una via di eternità. Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Guidami, Signore, per una via di eternità. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Guidami, Signore, per una via di eternità. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Guidami, Signore, per una via di eternità. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda.
meravigliose sono le tue opere. Guidami, Signore, per una via di eternità. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo vestite di sacco e cosparse di cenere si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ci stupisce specialmente l'inizio di questo brano del Vangelo di Luca. Gesù dice: guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida. Perché? Quale errore hanno commesso? Che male hanno fatto? Perché in Tiro e Sidone non sono stati compiuti i prodigi che sono stati compiuti in Corazin e Betsaida. Allora si ripete il senso delle parole che altrove Gesù pronuncia nel Vangelo: a chi ha dato di più sarà chiesto di più. Tu sapevi che non dovevi ribellarti alla volontà di Dio, perciò sei più colpevole di chi non conosce per niente Dio. La pagina di Giobbe è molto indicativa a questo proposito. Giobbe prima prova a dire qualcosa come una forma di contestazione verso la volontà di Dio, poi tace perché riflette: Dio è dappertutto. Tutto ciò che esiste viene da Lui. E allora chi si può opporre a Dio? Chi può contestare le leggi, le disposizioni, la volontà di Dio? Nessuno. E allora si arriva alla giusta professione di fede e di obbedienza. Sia fatta la tua volontà. Sia fatta la tua volontà. Anche Gesù, quando ci insegna a pregare bene il Padre, perché gli ebrei pregavano il Padre, ma Gesù corregge qualche punto, dice: sia fatta la tua volontà, come in cielo, dove gli angeli e i santi sono felici
di obbedire al volere di Dio, di lodare, di adorare, di ringraziare Dio e di godere la beatitudine che viene da Dio, così sulla terra. Gesù è venuto a portare questo stile del paradiso in mezzo all'umanità. Sembra incredibile, perché noi siamo nel travaglio tutti i giorni, nella tentazione, nella sofferenza, nella preoccupazione e anche nella paura, come no, del domani per tante ragioni, a cominciare da quelle dell'economia, quelle delle ragioni sociali, politiche, si soffre, si rischia sulla terra. Perché vengono uccisi i cristiani? Che male fanno? Eppure questo accade. E allora, ecco, tutta la Chiesa si stringe intorno alla croce, chiede a Gesù la forza di perseverare, chiede anche, per mezzo di Gesù, il perdono dei peccati, il pane quotidiano, la pace per sé e per i propri figli. Allora, chi ha ricevuto tutti questi doni deve corrispondere alla generosità di Dio. E dobbiamo poi, come peccatori, appellarci non alla giustizia, no, ma alla misericordia. Oggi celebriamo la festa di Santa Faustina Kowalska, che ci ha ricordato, lei che vedeva Gesù, parlava con Gesù, ci ha ricordato che Dio Padre ci ha mandato il Figlio perché ci vuole perdonare, ci vuole salvare. La misericordia di Dio, anche abbiamo avuto in Italia la grande Madre Speranza, e lì nel santuario del Divino Amore, questo si insegna, è la scuola di Madre Speranza che io ho conosciuto, mi ha stretto la mano con quella mano piegata, lei aveva la stimmata solo da una mano, e io volevo chiedere di pregare per me, per i gruppi di preghiera, e per questo era andato. Lei non mi fece nemmeno parlare, mi disse soltanto: pregherò, pregherò, in un italiano zoppicante, pregherò. Ecco, allora i santi sono con noi e sono le nostre guide, i nostri modelli, sono la nostra forza. Perché si corre dove sono i santi, nei santuari, e dove c'è la Madonna ad accoglierci sempre, anche qui la Madonna del dolore. Perché? Perché quel dolore è il segno della misericordia di Dio. Maria mette tra noi e Dio il suo dolore, mette il figlio suo che lei ha dovuto guardare pendente dalla croce, agonizzante e morente, e lo strazio infinito di ogni mamma assistere alla morte tragica del figlio. La Madonna, che è così perfetta anche nel dolore, è più profonda, è perfetta. Allora la Chiesa si stringe ai santi, invoca la misericordia di Dio per mezzo dei santi. Noi in questo mese di ottobre pensiamo tanto proprio, ecco, alla festa di San Francesco che abbiamo celebrato ieri, alle feste che la Chiesa ci propone da celebrare per sollevare il nostro spirito, per avvicinarci di più a Dio. Quando noi meditiamo a un Dio che ama, che perdona, che si offre per noi,
ci rendiamo conto che veramente, come Gesù ci ha insegnato, Dio è il Padre dell'amore, il Padre del perdono. Confidiamo in questo perdono di Dio. Nel mese prossimo mediteremo le pene del purgatorio, ebbene anche lì è tutta misericordia. Chi consola le anime sante? La misericordia di Dio, che cancella, accorcia i tempi della pena. Dio ci ama, Dio ci vuole con sé. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Dona alla Chiesa una voce forte e chiara per dissolvere il dubbio, proclamare la verità e indicare la via da percorrere per giungere alla salvezza. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Insegna agli uomini indaffarati a trovare il tempo per ascoltare coloro che tu mandi in mezzo a noi per richiamarci alla conversione, in modo da ottenere la tua misericordia. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Abbatti i muri della paura, dell'intolleranza e dei preconcetti, perché le differenze si trasformino in arricchimento reciproco. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Santa Faustina, prega per noi. Santa Faustina, prega per noi. Canto numero 170. Perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo, nel ricordo di Santa Faustina, e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti si accetta l'offerta del nostro sacrificio per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato.
Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale
della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Tommaso e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo con le parole di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo Gesù nostro Signore scambiatevi il dono della pace. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Canto numero 402. Santa Maria Faustina Kowalska. Faustina, tu ci guidi verso Dio. Che cosa ti confida il Signore? Il mondo è attraversato da un gran fiume. Dobbiamo risalire la corrente. Siamo partiti dalla sua sorgente. Abbiamo perso tutto lungo il viaggio. Abbiamo pur rischiato d'affondare. Adesso non sappiamo cosa fare. È tutta colpa nostra quel naufragio.
E per di più, qual è la via d'uscita? Il mare dove sbocca è tempestoso e per tornare indietro non c'è forza. Faustina, sei chiamata dal Signore a dare a tutto il mondo il suo messaggio. Salite sulla barca dell'amore, vi nutrirà la gioia del perdono. Tu sbocci nella terra di Polonia, da tempo fatta a pezzi da tre lupi. La volontà di Dio vi difende e infonde in voi la forza della fede. Farà da sentinella all'Europa, perché non perda il verbo del Vangelo. E c'è la protezione di Maria, la dolce e cara madre di Gesù. Ti celi nel convento di Varsavia, tra un ufficio e l'altro, umilmente. Oh Gesù mio, io voglio rispecchiare il tuo cuore misericordioso. Con te conversa il cielo e tu contempli. Gesù ti dice, sei la segretaria, conosci il mistero più profondo, racconterai la mia misericordia. Tu fedelmente hai scritto nel tuo diario le meraviglie del divino amore che offre a tutti gli uomini il perdono, la fonte dove attingere salvezza. Gesù, confido in te, tu vai gridando, mentre Gesù ti svela i suoi misteri. Il corpo ti trafigge con i chiodi e l'anima ti passa nel crogiuolo. Felice della croce lo ringrazi. È quello che volevi rispecchiare, il verbo di Dio Padre crocifisso, perché nel sangue è misericordia. La Chiesa ti ringrazia, Suor Faustina, ti conferì gli onori degli altari. Con Gesù, fatta vittima, riversa misericordia sull'umanità. Canto numero 757. Sposo che viene, andate incontro a Cristo Signore. Ci hai nutrito con il pane della vita, fa che sull'esempio di Santa Faustina Vergine portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ringraziando per i doni ricevuti e corrispondendo all'amore di Dio, con l'aiuto, l'esempio e l'intercessione dei santi, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.